Pronto di dignità, guardate come sto, perché ho le mani tutte unte, non ho più niente per pulirci. Neanche più gli scontrini, perché gli ho, fatto finta di pulire la macchina. Ah no, c'è. Guarda qua, no. C'è una multa. Benvenuti a questa inizia di supermercati, che è? Passione. Siamo andati oggi all'MD di Corso Roma a Moncalieri, non andavamo da un po' all'MD, quindi già solo per questo iscrivetevi al canale, già subito così, con molta arroganza. Iscrivetevi e niente, commentate, quelle cose lì. E siamo andati a comprare cosa? In onore di Natasha, il capicollo, un etto, 2,59€, ve l'abbiamo preso perché il capicollo non si trova mai, oggettivamente. Non è una cosa che al supermercato vendono. Perché no, non è vero. A fette? Da qualche parte? A fette? Sì. Dove l'hai mai visto? All'Eurospin mi sembra di averlo visto. Cioè, all'Eurospin, male. Secondo me è la bresaola del sud il capocollo. Cioè, tipo come particolarità, proprio può essere di livello assurdo. Beh, capocollo migliore è quello di Martina Franca, lo sappiamo, ragazzi. Un formaggio che ci ha colpito, la raspadura di Lodi. Ci piace comprare questi con di povertà, no? Queste cose un po' semplici, però comunque sono carini. Comunque vi assicuro che queste cose qua messe nello dog spaccano sempre. Cioè, o nell'hamburger, comunque danno una nota al panino. Dei funghetti a 1,99€, siamo molto curiosi. Funghi tagliati alla contadina, sono tagliati dai contadini, quindi chissà come saranno tagliati, chi lo sa. Dopo le festività pasquali non possiamo che pensare al vostro intestino, ai problemi di occlusione. Abbiamo preso delle amarene con frutta e sciroppo, che non sono prugne. No, ma infatti, vabbè, non ho capito. Però quando mangi tanto zuccherato, l'intestino va in tilt, produce molto più acqua, quindi ti sbram. Quindi vabbè, allora passiamo a cosa con lo zucchero, punto. Ciò che conta è il risultato. Una fantastica bibita melograno arancia con vitamina C. Perché quello sarà la differenza. Viviland. No, ma non ci credo. Io manco, che coraggio. Gusto, è manco di genere così, che c'è scritto gusto arancia melograno. Infatti. Scritto succo. No, è come dire, compro un colore che ricorda l'ocra. Ma io voglio l'ocra. Non puoi permettere questo. Partiamo dal capocollo. Partiamo male col capocollo perché si apre. Guardate che roba. Cioè, io non so, ma una cosa. Ma io voglio aprirmi un capocollo. Non, cioè, voglio stare tranquillo. Non rompe le mie scatole, potete già farmi scalare con l'apertura. Cioè, ma io dall'altra parte. No, è principio ormai. Il profumo è interessante, ma è interessante perché non è salame, non è prosciutto. Cioè, senti che è un fusion. A te, a me? Illusualmente salato, però buono. Non siamo su Instagram, devi dare dei po'. Ho capito. Non credo che siamo ancora su Instagram. Okay. No, perché sono ancora in loop. Però è vero, C'ha sto sale, poi c'ha profumo di salame ed è succoso, non è secco. Sì. È un ottimo prodotto, buono, proprio buono. Mi sta piacendo, guarda, me ne mangio un'altra fetta, no, meglio di no. Meglio che me lo aspetto. mi affetto di qua al capocollo. Proprio buono, particolarissimo. Voto? Buono. 8. 8,5, veramente buono, mamma mia. Ma poi c'è sto profumo che è proprio di fresco, cioè quando lo apri è proprio quel profumo lì, Veniamo ora alla raspadura di Lodi. Mina non lo può assaggiare perché c'è il formaggio, perché è formaggio. La raspadura di Lodi, la raspadura, sai cos'è la raspadura? No. Sono quelle cose che fanno i ragazzi quando si mettono in bagno, no? 13-14 anni. Assaggiamo. Ragazzi, sono delle, tipo un'ostia di formaggio sottilissima. Tipo, ha una consistenza di dolce, ma è salato, è fine, lieve, ma intenso, veramente un formaggio particolare, veramente particolarissimo. Mi ci farei il Cristo velato questa cosa. Veramente, molto buono. Non l'ho mai mangiato originale, quindi sto umile. 8, perché è proprio buono. Cioè, la novità costa caro, ma è nuova, è particolare, non so come dirvi, come antipasto, come aperitivo. Per mangiare il solito pezzo di formaggio, cioè direi che ne mangi molto meno perché fine, buono, un ottimo prodotto. Veniamo ora ai funghi, che non sappiamo minimamente come mangiarli. C'è una forchetta lì a casa. Che schifo, che merda. L'abbiamo già usata? Che non lo so, neanche se schifo, che vergogna. Che ne dici? Ha un gusto molto molto particolare, un gusto che sembra di contadina, però non sa molto di funghi. Gli hai spiegato proprio tutto, cioè proprio, hanno proprio inteso, proprio gusto particolare. Il fungo che consistenza ha? A me è perso bello carnoso ancora, non vecchio. Sì, certo, mi sa anche di fungo non vecchio, però non mi sa moltissimo di fungo. Cioè, a te sa di fungo? Sì, sa di fungo,
Cioè, di fungo costano 1,99€, non devi smarronare, siamo andati in un discount. Ah, vabbè, no, quello sì, quello c'ha gusto grande. Di contadino, c'ha gusto di contadino. Appunto, ho detto sì. Oh, ha gusto di fungo? Non tantissimo. Non è vecchio il fungo? Grazie. È fresco? Ok. Quindi hai comprato un barattolo di roba contadina che è fresco? Ok. Ah, perché non devi mangiare, non rompere. Cioè, ta mangi e non rompi, capisci? Cioè, è buono. Cioè, lo metti in tavola, lo mangeresti in un piatto. No, ma sì, quello ah, sì. Ah, no, perché sembra. È una cosa comunque che. Liscio. Però. Meglio altro. Ma mira, ma mi dai il discount, sono funghi al discount. Cioè, non è che vai a comprare i porcini in sottolio che li paghi 16 euro. Che è? A me ha subito il fatto che siano freschi. Che l'olio ancora non ha corrotto la consistenza del fungo, l'olio non fa schifo, il gusto è buono, non nausea. Però io su questo avrei qualcosa da ridire, l'olio non fa schifo, no, cioè... C'è un po' di condimento, di peperoncino, vabbè, voto? 7. 7,5. Allora non è che gli hai dato 11, capito? Ho capito, ma e neanche tu gli hai dato 5. No, ho capito, perché è comunque, hai ragione, è comunque una cosa del discount, comunque l'abbiamo pagato non tantissimo, va benissimo. Cioè... Oh, il barattolo ha ancora una bella forma. Vabbè, questo sta arrampicando sui vetri. Veniamo ora alle amarene sciroppate, frutto e sciroppo. Con la stessa cosa con cui abbiamo preso l'olio dei funghi, andremo ad assaggiare, secondo tradizione, la amarena. Che dici? Molto buone. Buone ragazzi, proprio buone. Sono care ma sono buone. Cioè non sì, è che sono infatti. Care, sono giuste. Buone. Sì, e poi dalla foto c'è anche tipo la panna sopra. Se aggiungessi la qualunque sopra... Buone, proprio buone. No, ma proprio buone. Hanno proprio... Cioè sopra un dolce svolti. Infatti. Cioè, anziché come vedete bene, sopra una cupcake piccolina singola. Okay, è molto molto buono, mi ha stupito. Molto. E poi anche senza glutine c'è scritto. Ma poi questo sciroppo è proprio buono. Il sì. Sciroppo è buono, cioè lo metti nella torta questo. Sì. Buono. E non metti lo zucchero, voto? 8,5. 8,5 anch'io, proprio un ottimo prodotto, mi piace un sacco, sono quelle chicche, questa è proprio una chicca. Veniamo ora al gusto melagrana e arancia. Sono un po' scioccato, l'altra volta abbiamo assaggiato uno che era pietoso. Già... Sì, ma cosa mi anticipi già il gusto? Non ce la faccio, tanto sono messo troppo sciocco, ma sei un po' indietro che sei tagliato. Ho fatto un sorso più grosso di quello che volevo fare, che mi sono scordato cosa stavo bevendo. Comunque, tu cosa dici? Me l'aspettavo peggio. No, non dico che sia buono, assolutamente no. Indecente. Però me l'aspettavo, cioè mi aspettavo che fosse colorante e basta. Invece sa di zucchero. Sa di vivincisa. Sì. Sa di medicina, ragazzi, porca miseria. Non puoi mettere... Ma questa neanche con un goccio di vodka. No, ma questo non lo compreremo mai più. Ma mai, cioè, ma proprio una cosa indecente. C'è proprio uno spreco di plastica e policarbonato. No, ragazzi, non si può mettere in commercio. No, ma tu sei prevenuto, Alex, secondo me. Perché eri già prevenuto prima di assaggiarlo. Ma l'esattore l'hai sentito. Eh? Ma non è che se vai a mangiare una bettola che vedi scarafaggi per terra sei prevenuto. Questo è un prodotto che non vale una mazza. No, è, ma certo, cioè, ma infatti non lo comprerei mai più. Abbiamo provato le amarene, il capocollo, il formaggio, prodotti di livello, gli stessi funghi, perché nello stesso supermercato c'è questa roba qua. Sì, e poi più che altro perché questa roba qua costa così tanto, cioè non tanto, però nel senso... Quanto pagate questa merda? 1,19€ mi sembra. Ma veramente? Aspetta, quindi, controllo sullo sito. Oltre il danno anche la beffa, non lo voglio neanche sapere. Cornuti ammazziati. Vabbè, comunque, voto? 4. 2. Vabbè. No, la cosa è proprio è offensivo venderlo questo. Cioè mi stai dicendo che io posso bermi questa roba. Ah, vabbè, no, quello sì, no, cioè, è incredibile, cioè, da un altro punto di vista sì, dai, siamo nel 2024, cioè, effettivamente... ma poi MD fa un sacco di cose buone, perché? Cioè il capocollo, ma è freschissimo, ragazzi, il capocollo è fresco, sa di fresco, Prodotto preferito di oggi? Le amarene, penso. Sì, le amarene, il capocollo, ma le amarene sono proprio uniche. Ah, pensavo che per te il formaggio fosse... Sì, però magari lo posso trovare, però l'amarena, cioè il livello di competitività nel settore. Di competitività nel settore. Tra le varie amarene. Dai! Tra le varie amarene la più competitiva è lei. Però questo è un buon... Ultimamente siamo... No, in verità, ragazzi, vi diciamo la verità. Abbiamo mangiato molto bene. Poi abbiamo mangiato male, ci siamo richiusi, poi c'è avuto l'ansia. Ci siamo richiusi. No, ma il capocollo oggettivamente no. Sì, però io me l'aspettavo perché dall'MD mi aspetto che... Sum. No, che gli affettati siano sempre sì, buoni. Anche i formaggi solitamente sono buoni. Perché me l'aspettavo? Dopo che quest'ultimo mi aspettavo, la supermercati che... Passione. È tutto, la prossima puntata. Ciao, ciao. Ciao.